Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova video lezione. Oggi vorrei proporvi una sfida, un gioco con l'acquerello. Cioè vorrei proporvi di realizzare una bozza veloce, uno studio, in soli 3 passaggi. Quindi mettete in pausa il video, tagliate un foglio 15x15 e iniziamo insieme a dipingere. Per cominciare preparo il rosso del peperoncino. Parto da un rosso abbastanza denso, quindi questa è la prima stesura di colore, il primo passaggio. Il colore denso lo posiziono e lo stendo prima di tutto nella parte dove ho tratteggiato, quindi la parte leggermente più scura. Vado a coprire immediatamente tutto il rosso più intenso del nostro soggetto. Faccio attenzione comunque sempre a lasciare scoperte le parti di luce massima, quindi chiari. E dopo aver risciacquato il pennello, quindi col pennello, col serbatoio scarico, vado a sfumare il rosso nelle parti in cui il rosso è più in luce, quindi è più chiaro, sulla parte alla nostra destra, quindi la parte da cui la luce proviene. Anche in questo caso faccio attenzione sempre a non coprire i punti di luce massima. Vi ricordo intanto che se volete scaricare la foto originale che vedete in alto a destra, in alta risoluzione, molto più grande, semplicemente è sufficiente iscrivervi alla newsletter sul mio sito e in automatico riceverete un'email con un link all'interno del quale trovate, oltre che questa immagine, anche le foto di tutti gli altri tutorial, sempre scaricabili in alta risoluzione. Lascio il link per la newsletter qua sotto, se siete già iscritti l'avete già ricevuta. Finito questo passaggio col rosso, senza preoccuparmi dei tempi di asciugatura, passo immediatamente alla realizzazione del verde, del picciolo, gestendolo anche in questo caso sempre a partire dal colore più denso. Lascio sempre scoperti, quindi bianchi, i punti più luminosi per poi sfumarli successivamente con l'acqua. Finito questo passaggio, dobbiamo far asciugare la prima velatura. Una volta completamente asciutto il foglio, iniziamo con la seconda stesura di colore, quindi il secondo passaggio. Lo facciamo sempre partendo da un colore particolarmente denso, che poi sfumeremo con acqua, esattamente come abbiamo fatto prima. Per questo passaggio sto lavorando con un pennellino piatto, quindi a setola rigida, un pennello che quindi va ricaricato abbastanza spesso, ma che mi permette di sfruttare appunto la superficie piatta per modellare meglio i volumi del soggetto. Quindi in buona sostanza ripeto gli stessi passaggi di prima, ma raddoppiando l'intensità del colore fondamentalmente, quindi dando più profondità, più intensità alle zone in cui il colore è effettivamente più deciso, più marcato. Anche questo passaggio poi deve asciugare completamente prima di passare al terzo passaggio. Il terzo passaggio, come potrete immaginare, sono le ombre. Quindi parto da un colore abbastanza scuro che modifico deliberatamente rispetto alla fotografia. Nella fotografia l'ombra tende al grigio, io invece voglio dare un contrasto maggiore tra il rosso del peperoncino e l'ombra e quindi lavoro con un blu estremamente scuro. Una volta poi preparato il colore con un'intensità abbastanza importante,
intervengo con lo spruzzino, quindi copro la parte del peperoncino e bagno tutta la parte verso sinistra, quindi tutta la parte in cui lavorerò con l'ombra. Così facendo la parte a destra rimane asciutta e quindi posso definire, se volessi o dovessi definire, la parte dell'ombra invece continuerà, o meglio inizierà a macchiarsi e a sfumare, proprio perché è una parte che ho bagnato precedentemente. Dopo il primo passaggio di ombre prendo un colore più denso, o meglio rimiscelo i colori in tavolozza in modo da ottenere un'ombra più densa e rafforzo le ombre. Faccio lo stesso poi con un rosso sporco che si mischierà sul foglio all'ombra e quindi darà un rosso in ombra, e vado quindi a rafforzare tutte le massime intensità di colore o di ombra. Ed effettivamente, finito questo passaggio, possiamo considerare concluso il nostro velocissimo esercizio. Io ci ho impiegato più o meno 10 minuti come tempo di esecuzione. Come avete visto, è un lavoro davvero veloce. Quando chiaramente si eseguono lavori così veloci, l'obiettivo non è, come sempre, come spesso vi dico, un bell'acquerello, ma è proprio il divertimento di giocare coi colori e con l'acqua, semplicemente cercando di fare nel minor tempo possibile un acquerello. Per farlo io ho lavorato con un peperoncino che ho appoggiato su un tavolo, che ho fotografato e che poi ho ricopiato dalla fotografia. Potete farlo anche lavorando dal vero, è indifferente. Quindi prendendo un oggetto stupido, banale, può essere una chiave, il cellulare, una forchetta, un cucchiaio, qualsiasi cosa, e provate a eseguirlo in soli 3 passaggi. È uno di quei lavori che mi capita spesso di fare quando aspetto i tempi di asciugatura di un lavoro più complesso. Magari stendo una velatura su un dipinto, devo aspettare che asciughi, magari 20 minuti, 25 minuti, mentre asciuga l'altro dipinto mi metto a fare questi sketch estremamente veloci e divertenti, come avete visto. Una tecnica simile, quindi una tecnica senza bistro, ma con disegno, colore e poi ombre, è proprio quella che proporrò nelle prossime lezioni in diretta streaming, che farò il 24 e il 25 di aprile. E sarà l'occasione per dipingere insieme. Io qua nel mio studio, e chi vorrà partecipare lo potrà fare appunto in streaming, quindi comodamente a casa sua. Sarà l'occasione proprio per approfondire tanti dubbi che potete avere con l'acquarello. Ci sarà la chat in diretta, quindi potete farmi le domande mentre lavoriamo, e così potrò rispondere a tutti i vostri dubbi, perplessità, insomma potremo lavorare insieme in buona sostanza. Le iscrizioni sono già aperte, trovate tutte le informazioni qua sotto nella descrizione di questo video se siete interessati o volete curiosare un po' per capire di cosa si tratta. Un'altra cosa importante prima di salutarvi è che finalmente ho aperto il canale Patreon, nel quale sto caricando una serie di lezioni dedicate sia ai principianti assoluti che a chi ha già un po' più di esperienza. Su Patreon chiaramente le lezioni durano diverse ore, quindi il lavoro non è accelerato, non è tagliato e si vedono tutti quanti i passaggi spiegati punto per punto, come sempre. Anche per Patreon trovate il link qua sotto se volete andare a dare uno sguardo per capire di cosa si tratta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre che per rimanere aggiornati basta iscriversi al canale, trovate qua sotto il bottone per iscrivervi e vi consiglio di attivare la campanellina, così vi arriva la notifica ogni volta che esce un nuovo video e potete seguirli tutti quanti. E detto questo, io vi auguro un buon divertimento con l'acquarello, mi raccomando in 3 passaggi, non di più. Se non ci riuscite, magari lo mettete da parte e ne iniziate un altro. Potete farne anche più di uno. E noi ci vediamo alla prossima video lezione di acquarello o di disegno. Vedremo. Ciao!